1983 è l'anno di questo pezzo, Human Nature di Michael Jackson. E poi chi non conosce gli orologi della Swatch? Era il 1983 quando vennero messi in commercio i primi esemplari. 1983 è anche l'anno della sparizione di Emanuela Orlandi. Sono passati ben 31 anni ed è uno dei misteri italiani risolti. Anno in cui viene messo in commercio il primo telefono cellulare. Anno che vede Platini vincere il pallone d'oro. Anno in cui nasce Mariangela Scuderi, regista e editor del virale Videoetti in forma augustana. Mariangela, grazie di essere qui con noi. Mariangela di Augusta, ma vive a Floridia. Sì. Ma perché vive a Floridia? Perché... Oddio, no, perché mia nonna era originaria di Floridia, quindi ho origine floridiana. Ma perché sei andata a Floridia? Facci capire. Tu mi hai realizzato questo video Happy che sta spopolando in questi giorni, mentre noi vi parliamo, sì. In questo momento... Possiamo dire l'orario? Me lo dite l'orario del giorno anche, non lo so, regia, possiamo regia, dire per no? favore l'orario, l'orario. L'orario, possiamo dire oggi l'orario, il giorno? Oggi, oggi. In questo momento che giorno è? Non lo sappiamo. Il 2 maggio mi pare, si è stato il ponte del 1 maggio. E l'orario che ore sono? Che ore sono? Il Davide si è perso il Donatello, il Davide di Donatello. Va bene, a parte le battute e le facezie, mi pare che siamo oltre 6.000 visitatori in YouTube, o YouTube. No, c'è una mia collega che dice in inglese va YouTube, e quindi perché poi così si dice, non so, si dice a culo di Carlino, dico bene YouTube. Aspetta. Ripetiamo. A culo de porro. A chiudere il culo di Carlina, va bene, abbiamo detto che poi lei l'ha detto in francese, che lei ama il francese, lei lo deve dire che ama il francese, del destra l'inglese ma ama il francese, lo deve dire. E se per esempio non è vero che ama il francese, che pure mi fa fare. Vabbè, lo ama però, lo ama. Ma allora, Mariangela, quindi hai realizzato questo video? Dobbiamo raccontare in breve come è andata. In breve è andata che il gruppo Sede Augusta Sé, gruppo di Facebook. Di Facebook, in cui adesso anche io faccio parte. Va bene. E mi ha contattato. Tu sei troppo giovane, già giovane, così giovane, quella potuto dire l'età, quello lì, dico, vabbè, l'età, così giovane. E così sposata, anche un figlio. Sì, ora ti stai dedicando all'editing. Televisivo. No, ma io non sono una professionista, no. Lo faccio perché amo Augusta, la mia città. Ma Mauretano che è professionista, e poi lo fa perché ama Augusta. Ma lo vuol dire? Non c'è professionista, no, perché sei professionista. Però amiamo Augusta, voglio dire. Tutto per amore. Io dire, abbiamo fatto tutti perché abbiamo Augusta, sì. Abbiamo ballato tutti. Anche, c'è comune questo è. Noi siamo tutti qua in questo momento a anche tu sei giovane alto, io sono un tipo dopo la cosa di alto che siamo tutti qua in questo momento per amore di questa città, penso che lei ci dà atto di questo, no? Almeno credo per amore di questa città che vogliamo rivedere un po', ma prima di arrivare a questo, quindi è il finale per amore della città, ma se prima non ci amiamo tra di noi, non comunichiamo quello che è il nostro sentimento, il nostro essere, la nostra volontà di fare. Se prima non facciamo questo, l'amore per la città non lo vedremo mai. E questo mi sembra, ecco l'applauso di uno, un tasto dolente, perché poi parliamo, in realtà poi magari parliamo adesso in pubblico, stiamo facendo questo spettacolo del parlato, della musica, perché talk show vuol dire spettacolo della parola, no? Del parlare insieme, però poi magari dopo alle spalle, magari no? Tra di noi, con gli altri, oppure addirittura dei comportamenti anche più quotidiani. Oggi ho visto un tizio, scusate, questo lo diciamo, è la nostra civiltà, perché abbiamo l'ospite,
Nunzia, Francesca De Nunzio, l'altro giorno, la signora che ha attivato l'amministratrice di questo Facebook, abita a Modena. Se avesse visto una scena, quando l'ho visto io oggi, sarebbe pezzo inorridita, sebbene lei sia meridionale come noi, di Brindisi. Ebbene, un tizio che passando vicino al cassonetto ha fatto questo gesto, dalla macchina, e il sacchetto, la spazzatura, non ha centrato il cassonetto, mi è andato al di là, è andato a finire nella sera, la era lì vicino. Dopodiché, dove sto vicino io, dopo c'è al centro io ho preso e l'ho buttato là perché mi sembrava una cosa sconcia anche vederla. E qualcuno diceva, chi tu è scemo, che mi hanno visto sotto Natale raccogliere certe cose, ma chi tu è, caso, è scemo, è scemo, è pazzo. Però io mi sforzo, scusate questa immodestia, perdonatemi, di dire, ma almeno forse do un esempio, forse, come abbiamo dato l'esempio ballando per dimostrare che siamo vivi. Scusi, avvocato, scusi. No. È scemo, è pazzo. Professore, la prego, lei deve fare una distinzione, perché lo scemo è scemo, e quindi resta scemo. Il pazzo, il folle, può avere un carico di idee che non è un scemo. Quindi non sono due cose uguali, non sono sinonimi. Non sono sinonimi, sono due entità distinte e separate. Uno è scemo, io mi schiamo. Va bene, ma il passo è a spunti lirici, esaltanti, però che conducono verso l'apice della piramide che è costituita dal mondo. Il mondo è rotondo, ma gli egiziani hanno insegnato come un mondo poteva essere magari piramidale. Giusto. Va bene. Si va verso l'apice. Allora, è appunto di apice noi anche vogliamo parlare, perché in realtà abbiamo raggiunto un apice in questo momento, 6.000 visitatori in Facebook, e l'apice a cui vogliamo aspirare è quello di rivedere Augusta un po' come era un tempo, non secondo certe tradizioni viete o passatiste, perché non c'è il culto del passato fine a se stesso. Ma perché in realtà adesso Augusta è un po' abbandonata. In questo video infatti abbiamo voluto mettere in risalto i monumenti, i posti incantevoli che questa città ci regala. Anche il mare, no? Siamo stati al Faro Santa Croce, abbiamo fatto riprese al Castello Svevo. Castello Svevo che sta andando alla malora, ecco, abbiamo più un testimone oculare della storia dei monumenti, perché l'avvocato è stato ispettore onorario, anzi credo che lo sia ancora, almeno no, non più onorario dei monumenti di Augusta, 18 anni. Basta. No, ma per dire, adesso noi in effetti abbiamo un Castello Svevo che sta pericolosamente franando. Il punto è questo: il rivellino di Porta Quintana ed è caduto del tutto. Ci sono stati i vandali. Abbiamo parlato della statua del conte Landonia qualche puntata fa, andando in pezzi quella statua. Adesso è tempo, gli agenti atmosferici stanno portando quelle poche cose che abbiamo e che hanno valore, stanno portando anche Sant'Elena, dove c'era frana, dove non si può raggiungere il bellissimo faro, è bellissimo veramente, una scogliera magnifica, acque stupende, profonde, l'unico fuoco che abbiamo è quello, e non lo possiamo raggiungere perché lì si intasa, c'è un muto, no, non si può scendere, non c'è il parcheggio, e così noi viviamo. Guarda, pensare, lei sta parlando di Sant'Elena. Sant'Elena ricorda il racconto di Tomasi di Lampedusa quando parla di Ligea. Ed è un luogo meraviglioso, descritto da lui. Uno ha il senso tattile di vedere le figure che lui ha creato nella sua fantasia, ma di vederle tradotte materialmente, tattili. La sirena, l'Igea che sorge dal mare, questa ninfa, questa sirena, incantevole, non solo, ma è bello il racconto di Tomasi di Lampedusa quando parla del rapporto sessuale che c'era con questa sirena, con questo mezzo pene. Ma voi sapete che cosa significa? Significa trasfigurare tutto.
portare in un mondo diverso, ma in un mondo dove il senso lirico dell'uomo sa fondere tutte le cose, il bello e il brutto, ma diventa stupendo. Ma come un brutto? Sì, diventa stupendo. E dopo aveva ragione il nostro dottor Fausto, il quale era un personaggio. Certo. No, io l'ascolto, stavo scegliendo un testo di quel nostro autore. Non ti distrarre, Giorgio. Non mi distrago. Le chiedo scusa allora. No. Anzi, lo dico in latino, petto bene a latino. Sant'Enere è la nostra grande bellezza. Ecco, già. Questo è bello e brutto. In questo momento il brutto è nunzio e il bello è il buono, il brutto è il cattivo. Ma il brutto. Ma Michelangelo, quando dipinse i volti della Sistina, c'erano anche i diavoli. Ma i diavoli di Michelangelo sono meravigliosi. Angeli. Perché tutta la struttura estetica, l'armonia estetica, fa diventare bello il demonio. Ma che c'è? Non c'è possibilità di non capire che il demonio deve essere rappresentato col brutto, perché altrimenti lì piglia una angelia che lo fa diventare il demonio. È fatto una fesseria. Ora, a proposito di bellezza, abbiamo questa bellezza nostra, che io devo dire la verità, Mariangela, non c'è Capotazzo Benevolenzi, perché lei potrebbe essere addirittura mia figlia, però Mariangela ha un profilo da Greta Garbo quasi, un'attrice degli anni 30 che poi scomparve, per non offuscare la bellezza agli occhi degli altri. La Divina, veniva chiamata La Divina. Greta Garbo, tu che sei, vuoi aspetto di Cina a sono per quattro terzi non c'è più, anche tu sei, allora devi aspettare, ti ricordi la Divina Greta Garbo? Dimmi se Mariangela non ha un che di garbesco, garbiano, per non dire altro, che dici, no? Mariangela, allora tornando alle cose, Mariangela, però proprio vuole essere chiamata Mari, abbreviamo, Mari come un mare d'Augusta, questo, Mari come un mare d'Augusta. Allora, volevo dire che le bellezze poi, magari noi qui non ci facciamo molto caso vivendo ogni giorno. Certo, è vero. Le bellezze poi si apprezzano magari quando di più. Siamo... Infatti c'è stato un commento oggi direttamente da Sydney. In Australia? Sì. Legge qualcosa? Sì. Una nostra augustana che risiede là. Sara Cannavò ha scritto: cari concittadini, ho appena visto Oltreoceano il video Happy. E non potete immaginare quanto mi abbia scaldato il cuore fare un videoclip su questa splendida canzone. È stata un'iniziativa creativa davvero divertente. Inoltre, fa veramente tanto piacere sapere che ad Augusta ci siano ancora persone capaci di divertirsi, di mettersi alla prova e in grado di collaborare insieme per qualcosa di originale per il nostro paese. Saranno tante le critiche che riceverete, perché purtroppo la gente parlerà sempre a sproposito su ogni argomento e contro ogni persona, ma quello che importa è che avete regalato una grande gioia alle persone che vi hanno partecipato e un grosso sorriso a chi, come me, vive all'estero e porta sempre nel cuore la propria città. Bravi tutti, grazie. Benissimo. Speriamo che ci creda questa nostra Sara Cannavò, bisognerebbe dirglielo. Mariangela, metti in contatto, vedi un po', glielo dici che l'abbiamo citata in questa puntata, che poi andrà in onda nei prossimi giorni su YouTube. Questo è quello che noi volevamo trasmettere con questo video happy. Cioè che noi possiamo ancora farci, nel senso è questo. E però c'è la nota di malinconia, di tristezza, quella venatura che riguarda le critiche, le solite critiche paesane o strapaesane, ma poi forse questo appartiene alla natura umana. C'era Montale, a proposito di ragionieri, si parlava prima con la Elisabetta del Nullo di Montale, che come diploma era quello di ragioniere. Montale amava fare pettegolezzi, attenzione, era un uomo, quindi anche se ha scritto poesie per il Novecento significative, importanti, Il male di vivere, Rossi di Seppia, la raccolta che è famosa. Però in sostanza era un uomo per tutti, e qui piacevano anche poi
i raccontini, no, i pettegolezzi, gli aneddoti. Poi non parliamo, per esempio, di invidia, si parlava di invidia prima, di invidia fra Quasimodo e Montale. Quasimodo, nostro conterraneo, nacque a Modica, che era allora in provincia di Siracusa, e poi andò a Milano e vinse il premio Nobel o Nobel che del si voglia prima di Montale. E i milanesi, sa perché, erano gelosi, perché Montale ligure, nordico, il nostro Quasimodo era siciliano meridionale, poi ben voluto dalle donne, Quasimodo che sa perché, e non si, i brutti di era Quasimodo. No, vabbè, no, tu hai un fascino magnetico, vedi questo pizzo? È un fascino magnetico. Ma appunto ci fu questa grossa invidia, ci fu un critico letterario che scrisse al Corriere della Sera quando diedero il Nobel a Quasimodo, anziché a Montale, che ebbe poi a distanza di tempo, a cavallo nato non si va in bocca, disse, così scrisse, era Emilio Cecchi, famoso articolo di apertura, a cavallo nato non si va in bocca, questo a proposito dell'invidia che corre, che siamo esseri umani e non certamente angeli. Va bene, allora, Mariangela, la posso leggere una poesia di Pippo Fighera, posso leggerla, e a proposito di Aosta, ed è in siciliano, e un po' riguarda anche lo scorcio della villa, poi se stai a leggere di pubblici di prendere, no? Ogni città, paesi o paesello ci trovi qualche cosa interessante, o sono case, palazzi o castello, o sono villi, giardini, come a tanti. No paesetto nostro c'è la villa che è la miglia di tutti i cristiani. Vero dell'Italia, Bibirilla, di Lessio, Minglisi e Miregano. Ci sono due viali a Cusserranni che asfalto in terra e tutti alberati che ci passia, ci passano i malanni a sera, oscuro e villa innamorata. Da Barconata poi si vede un porto, l'industria, lo cugno e i suoi forti e persino Miriddi, l'anga, l'aeroporto e qua c'è due ordini Miriddi i morti. Non mezzo della vita c'è un castello di Federico Svevo, un secondo, casa di pena per l'uomo di Cuteddi, antico e glorioso nel mondo. Non altro di levanti amici cari, c'è un parco musicale e lo sentite, di Parmi, di Figuzzi, c'è un mare. Lo sole, stare in meno e di gentile. Se avete qualche pena in giallocori, i da villa, i da sfogare, da ciovato chiosco, la nucidda uscialocore, se festa bancaretti e turronari. Allora, questo di Bibbo di Pastore Pichiera, che evidentemente il fotografa, il disegno pubblico in un certo momento, quando ancora il Castello Svevo era casa penale, reclusorio, poi nel 78, l'avvocato ce lo ricorderà bene, nel 78 fu evacuato nottetempo dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa, che poi nell'82, ricordo Nunzio, fu ucciso a Palermo, quando era prefetto a Palermo. Il generale, siccome qui ad Aosta, facciamo un po' di storia, lei come avvocato si ricorderà, c'erano accoltellamenti all'interno della casa penale, i detenuti si ribellavano, salivano, ferivano le guardie custodie, quindi era un teatro di rivolta, e quindi il generale venne e decise di mandare tutti via e se Pedro li mandò a Floridia, i detenuti li mandò a Floridia. Per questo finché poi costruirono il penitenziario sulla strada per Brugoli, e tutti i detenuti dicono che è un carcere di Brugoli. In verità è di Aosta. Ma ultimamente ho visto le foto tue, proprio dietro le sbarre. Ma se non sbaglio eravamo tutti a te. In Facebook c'è qualcuno che fa il malizioso, e c'è qualcuno che posta, chissà chi, per dire in italiano, posta queste foto maliziose, in cui forse volevo mostrare. Però è un messaggio che è visivo. Però il nome d'arte Maria ci ha fatto osservazione. Ha detto che siccome si vede il cielo non possiamo essere noi reclusi, ma siamo i guardiani, certo, mette a parlare con i scimmie, è una deduzione, giusto, ma è evidente, mette a parlare perché siamo noi che vogliamo sconfiggere i malevoli e in solitudine vogliamo riflettere. Dimmi, vediamo la bella, dimmi. È stato tutto spontaneo, in che senso? Non c'è stato niente di preparato, ah, tutto
come la nostra trasmissione, quella di preparare. Diciamo che la spontaneità è stata fuori alla fine, quello che più le persone hanno apprezzato di questo video. Allora, il video porta anche una, diciamo così, una specie di marchio, il marchio dell'associazione Rina Culino, tua madre, carissima mia amica, collega di lavoro, scomparsa, ecco, bene, grazie a Alizio, e la ricordo questo applauso, che è scomparsa purtroppo oltre due anni fa, mi pare, novembre del 2000, e vabbè, non rattristiamoci queste cose. Però lo diciamo perché appunto questa vostra associazione per il dono della vostra mamma, c'è anche Massimo Studeni, naturalmente tuo fratello Massimiliano, ha detto Massimo, Alessandro. Tra l'altro l'idea del video è proprio di Massimo. Da Augusta, perché non so come mai non ce lo facciamo. Infatti a Catania l'hanno fatta, da Siracusa l'hanno fatta, un tormentone che ormai sta invadendo tutto il mondo, ma è divertente, vuol dire essere felici, ballare insieme. Da questi idee a cui si parlava prima con la foto Salerno, cercare di comunicare insieme anche attraverso il ballo, no? La danza, la danza. Bene, allora dobbiamo ricordare ancora qualcos'altro. Ah sì, l'associazione di Acurino ha bandito anche un concorso, sì, per i bambini delle scuole medie, i ragazzi, insomma, delle scuole medie. Il 21 maggio ci sarà la premiazione al Ruiz, cioè il secondo istituto superiore nell'Aula Magna. Si saranno premiati questi ragazzi perché hanno già consegnato gli elaborati che riguardano poi un tema scottante, drammatico dei nostri giorni. Mentre noi parliamo ancora, ci sono i migranti che sbarcano qui e addirittura pare che vogliono sequestrare, o perlomeno chiedere, sequestrare è troppo forte, chiedere alla Marina Militare tutti i riti dei civili ufficiali per ospitare. Che si prendono sbarco enorme di migranti. Infatti abbiamo chiesto a questi ragazzi cosa ne pensano dello sbarco. Cosa pensano ai ragazzi dei migranti nel nostro territorio. Va bene. Grazie Mariangela, grazie per questo tuo intervento, grazie Mariangela, ciao, allora. L'aforisma per Mariangela? Per Mariangela. O per l'ospite che dobbiamo... Per Leppi. Che l'altra volta abbiamo parlato della felicità, stavolta parliamo dell'infelicità. Vabbè, sempre... Parliamo di cose tristi. No. Ma anche lì c'è nascosta quell'ordine. Non ho capito. Allora, chi tende a fare... Aspetta, ci sarà nascosta qualcosa anche nell'infelicità. Ah, nell'infelicità. C'è qualche messaggio che lui vuole... Infatti, è un po' come il nero, il bianco e così via. Allora, chi tende a fare crapola di risate... Ah, crapola, cioè proprio grasse risate, crapola. Sì, proprio fare bisbocce di risate. Bisbocce, sì, mangiare assai. Hai rinculo verso l'infelicità. Questa la dobbiamo ripetere. Oggi le ragazze ci danno un poeta, ha detto Catulo. Va indietro. Catulo. Va bene. Ma la facciamo rileggere perché è profonda. Se siamo in attesa. Così approfittiamo del fatto che c'è il maestro. Per rileggere l'aforisma, io però Davide più ti vedo. Però concentrato. Nunzio, più lo vedo di profilo, poi... E più non lo vedi. No, e più gli dico vattene, vai a Roma, Davide. Allora, concentrato, dai. Beh, l'abbiamo detto già, quindi sono... No, rifacciamo. Date breve, attenzione all'accento. Chi tende a fare crapola di risate, ha il rinculo verso l'infelicità. Cioè, adesso spiegamo, per favore. Non si spiegano. No, sarà a spiegare. Cioè se uno vuole ridere troppo finisce con essere infelice. Sì. No, perché uno anche infelice ride. Poi può diventare felice se poi. Se ride, certo. Non lo sei infelice, può diventare. Piange, ma si può diventare, si può morire di risate, si può morire a prendere di crapola. Sì, uno per la crapola può morire. E quindi diventa infelice. Diventa infelice, c'è lo stress positivo, l'eustress. E si può anche fare negativo, infelice da gli altri.